Oggi preparo con voi delle fettuccine con gli scampi surgelati, facili e buone, buone, buone. Facciamole insieme. E allora, dopo aver pulito gli scampi, facciamo un brodetto con l'olio, lo scalogno, qualche gambetto di prezzemolo, con i pomodorini e poi mettiamo le teste e i carapaci degli scampi. E li facciamo tostare. Come vedete, io dalle teste ho tolto gli occhi perché farebbero, diciamo, risultare il brodo amarognolo. Facciamo tostare un po' il tutto, sfumiamo col brandy, lasciamo a fiamma alta e facciamo evaporare. Ora, in un batticarne, schiacciamo un po' il tutto. Aggiungiamo l'acqua e facciamo cuocere per 30 minuti. Quando la bisca sarà a buon punto, in padella mettiamo l'olio, aggiungiamo lo scalogno, gambetti di prezzemolo pure qua e facciamo rosolare un po'. Bene, a questo punto posso togliere i gambetti di prezzemolo. Aggiungo i pomodorini, e dopo un po' aggiungo la salsa di pomodoro. Ora levo leggermente di sale e faccio cuocere a fiamma bassa per 5-6 minuti. Ora, visto che l'acqua è arrivata a bollore, la saliamo e mettiamo a cuocere le fettuccine. Bene, mentre la pasta cuoce, filtriamo il brodetto. Bene, così. E quando mancheranno 2 minuti alla fine della cottura della pasta, la trasferiamo in padella e la facciamo finire di cuocere aggiungendo il brodo ottenuto dalle teste e dei carapaci. Ok, quando la pasta sarà cotta, mettiamo gli scampi, spegniamo la fiamma. Mescoliamo forte forte in maniera da farli rompere. Agli scampi basterà il calore della pasta per farli cuocere. Ecco qua. Ora, un bel po' di prezzemolo. Mamma mia, che profumo! E a questo punto, prima di impiattare, ne approfitto come al solito per assaggiare direttamente da qui. Raga, io corro a mangiare. Fate questa ricetta e fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto. Se il video vi è piaciuto mettete un like, condividetelo. Se siete su YouTube cliccate qui sotto per iscrivervi al canale o qui sopra su Segui se siete su Facebook. Io vi saluto e vi auguro buon appetito.